creatore del tuo destino. I tempi di Dio per la sua realizzazione, il nuovo libro di Diana Adu. Disponibile su Amazon nei formati Kindle e tascabile. Nel creatore del tuo destino, l'autrice affronta con precisione e fondatezza biblica argomenti di primaria importanza per la vita di ogni credente. Queste pagine tramandano verità imprescindibili per non soccombere nel mondo superficiale di oggi, dove la maggior parte delle persone dipende dalla propria capacità e forza. Il creatore del tuo destino. Disponibile su Amazon nei formati Kindle e tascabile. Le donne sono le prime presso la tomba, sono le prime a trovare la vuota, sono le prime ad udire, non è qui, è risorto. Sono le prime a stringerli i piedi, sono anche chiamate per prime ad annunciare questa verità agli apostoli, donne protagoniste, tenaci, coraggiose, intuitive sul fatto che non era tutto finito nel tremore di terra di quel venerdì. Il genio femminile si riferisce anche a questo intuito sulla resurrezione e la speranza della vita che vince la morte. Salve, sono l'apostola Diana, reverenda Diana, in questo mese e voglio portarvi su questo viaggio di donne che diventano prime a vedere ed ascoltare il risorto, quindi testimone e annunciatrice del mistero della risurrezione e della vittoria di Gesù Cristo. E so, cercherò di portare le donne a riposizionarli nel ruolo dovuto a loro secondo la prespettiva del nostro Cristo risorto. Alleluia. Cristo è risorto. Alleluia. Grazie per croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazie mi donò, inchiodar le sue mani. Con l'amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò. Adesso so che Gesù mi perdona. Degno è l'agnè. Siede su il trono di gloria, una corona regna in vittoria. Innalziamo Gesù, il figlio di Dio, colui che crocifisso sei. Degno è l'agnello, degno è l'agnello. Grazie per la croce, Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazie mi donna, in assale sui con l'amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò.
adesso so che Gesù mi perdona. Degno è l'agnello, siede su nel trono di gloria, una corona va, regna in vittoria. Crocifisso fu, degno è l'agnello di Dio, degno è l'agnello, degno è l'agnello. Degno, santo, potente, vittorioso sei. Degno è l'agnello. Gloria a Gesù, alleluia, alleluia. Nuovo CD gospel della reverenda Diana Adu. 10 canzoni sacre d'inni, salmi, spirituals e gospel. Disponibile al ministero e la missione di Diana Adu. Pace nel nostro, pace nel nome del nostro Signore Cristo risorto. Alleluia. E buona domenica della resurrezione. Cristo è risorto, Cristo è risorto, Cristo è risorto, e sono privilegiata come donna guida spirituale, che faccio parte delle donne che annunciano, sì, lo sai, che erano le donne i primi testimoni, recipiente e annunciatrice di questa fede cristiana che tu appartieni e pratichi e profetizzi. Sono state le donne, e in questo mese il mio compito è di investigare il ruolo delle donne secondo l'ottica di Dio, come ci ha creato, dove ha voluto imposizionarci nella sua chiesa. Investigheremo magari un po' dell'origine delle misoginie, cioè l'odio contro le donne e l'obbligo di impedirli a non prendere parte di nessuna posizione di leadership nella chiesa in Italia. Già la cultura italiana è molto patriarcale, la chiesa nazionale, cioè la chiesa cattolica, non ha donne preti, non ha donne sacerdote, non ha non lo so se ancora adesso ha le donne diacone, ma la storia del cristianesimo ci insegna, la didascalia apostolica ci dice, parla delle donne diaconesse paragonati come lo Spirito Santo e gli uomini diaconi paragonati come cosa? Come Cristo. Ed ancora il Concilio di Calcedonia ci parla che le donne devono essere più di 40 anni per essere candidati come diaconesse. Avevamo le donne nel gruppo di Gesù, ed erano questi perché Dio ha voluto fidarsi del mistero pasquale alle donne. Ed è importante in questo giorno che celebriamo la resurrezione. La resurrezione perché c'erano alcuni cristiani, e fino adesso ci sono alcuni cristiani, che non credono
nella risurrezione corporale. Io faccio parte del gruppo pentecostale globale e per noi, come sta scritto nel libro di Corinzi 15, chi non crede che Cristo è risorto corporalmente se ne sta a casa, perché questo è il fondamento della professione cristiana, della fede cristiana. Quindi quando parliamo della, non possiamo parlare della fede cristiana senza parlare di donne e il ministero delle donne. Qualcuno gridi alleluia, alleluia. Non è solo la chiesa cattolica, la chiesa, le chiese pentecostali italiani non carismatici hanno quanti obblighi sulle donne. Fino adesso ci sono pastori che sinceramente credono, aggrappando sui la lettera alcune lettere nel Nuovo Testamento attribuito a San Paolo, ma per i studiosi biblici erano una seconda generazione di cristiani che hanno scritto attribuendo a cosa? A San Paolo, le lettere di Timoteo, le lettere di Corinzi, le lettere di Colossesi, le lettere di Tito, dove parla del silenzio della donna, la sottomissione della donna, l'inferiorità della donna, non ha niente a che fare con l'epistemologia spirituale, la liberazione che Cristo portò. Cristo è venuto a riportarci nell'intento divino di Dio per noi. La domenica della Palma, Gesù dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quanto avrei potuto. Gesù si è presentato come l'agnello, come il Salvatore, come colui, la scrittura dice, se sapete, colui che vi porta la pace. No, abbiamo negato ciò che ci porta la pace, come l'eguaglianza delle donne e gli uomini nella Chiesa di Cristo. Quindi non se ne vanno fiero di dire, di vedere nella chiesa solo maschi su l'altare. È una cosa di non essere fiero. Ma la chiesa tradizionale ha chiamato eretici la comunità cristiana, i primi comunità cristiana che hanno incluso le donne. Buona domenica della resurrezione. Qualcuno dice, chi sei a dire così? Sono una teologa donnista afro-italiana. Questo è il mio studio. E lo studio biblico, gli esegesi, mi dice, non c'è nessuna parte che dice che Gesù ha messo le donne come secondario. Perché Gesù ha voluto. Questa è la nostra investigazione. E ho preso il titolo, voglio presentare le mirofore. Questo è il mio titolo, le mirofore. Donne come i primi recipienti, testimoni e annunciatrice del mistero pasquale. Se sei un credente, la fede che tu stai praticando sono stati per prime le donne a promulgarli, e alcuni teologi sostengono che questo è molto importante perché nel primo secolo della cultura ebraica la testimonianza delle donne erano visto come niente, incredibile, a tal punto che andiamo a Roma, c'è Celsius, quel antagonista del cristianesimo, che scrisse per dire che questa religione portata da una donna pazza. Quindi anche i non credenti sapevano questa storia, che la prima persona a predicare, a dire che ho visto il Signore, secondo San Giovanni, Giovanni capitolo 20, era Maria Maddalena. Ecco perché la chiesa bizantina lo conosce come, mi sa che anche la chiesa cattolica lo conosce come l'apostola degli apostoli, alla sua festa, mi sa che è 31 di luglio. Ma
Tutti i quattro evangelisti hanno la narrazione della resurrezione. Prima che predico, per favore, voglio dirvi che ho alcuni libri su Amazon. Quello in italiano si intitola Il creatore del tuo destino. È importante la conoscenza della scrittura, è quello che ci fa capire la nostra origine e avere un'identità solida. Quindi Il creatore del tuo destino, I tempi di Dio per la sua realizzazione, si trova su Amazon a soli 10 euro. O anche quello in inglese, o la traduzione anche in inglese, si intitola Your Destiny Maker. Per noi afro-italiani che utilizziamo la lingua, alcuni utilizzano i francofoni, utilizzano francese e italiano, e noi anglofoni usiamo inglese e italiano. Quindi presento anche i miei libri scritti in italiano, o Tabitha Arise, la storia di Tabitha, che si trova nel libro di Atti capitolo 9, come Dio ha la potenza di risuscitarci. Ma è questo che San Paolo ti dice nel libro di Romani, che colui che ha risuscitato, il potere, il Dio che ha risuscitato Cristo, lo spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti vive in noi. Quello stesso spirito ci rivivificherà, la potenza della risurrezione. Ho un altro libro che ho tanta voglia di tradurre in inglese, si intitola Lasciatela fare. Ed oggi, in questo mese, nostro studio riguarda questo tema, Lasciatela fare. La donna che ministrava sul corpo di Cristo, rompendo l'olio profumato, la mirofora, Maria Maddalena, secondo San Giovanni, e Maria, sorella di Lazzaro, che ha preso questo ruolo. E mentre che i critici dicevano, le donne non possono essere sacerdoti, le donne non possono essere pastori, le donne non possono avere ruoli di leadership nella Chiesa, Gesù li zittisce e dice, lasciatela fare. E quindi questo è un esegese su Giovanni 12, capitolo 7. O anche, sì, quindi questi quattro libri potete trovarli su Amazon. Ora entriamo nella scrittura e vediamo cosa il Signore ha per noi. Come ho detto, le donne nelle chiese, le donne cristiane, ci sono quanti miti ci sono. A volte quando sto predicando, alcuni hanno il coraggio di mettere commenti: questa è una falsa dottrina, la Bibbia dice che la donna deve stare zitto. Ok, stai citando San Paolo, ma noi sappiamo che questa è una filosofia aristoteliana. Non c'entra niente con Cristo. Nel mondo greco-romano, la società era fondata su paters familias, come la casa, era una gerarchia. Prima c'è il padre, c'è madre, c'è i figli, poi ci sono schiavi. Era la stessa cosa che vediamo nei libri, dove nel Nuovo Testamento, dove si parla della gerarchia di casa: padre, madre, figli e schiavi. Per coloro che dicono che sta scritto che le donne devono zittirsi, non devono predicare, no, devono essere sottomessi agli uomini, devono anche leggere che lì sta scritto che schiavi devono sottomettere. E allora la Bibbia sta promulgando lo schiavitù? Per coloro che dicono che le donne devono stare zitto, che stanno promulgando la misoginia e androcentrismo cristiano, devono anche capire che lo stesso scrittura parla di schiavitù. Quindi torniamo a schiavizzare le persone? No! Cristo è venuto per liberarci, Christus Victor, liberarci dallo schiavitù spirituale, dall'oppressione. Quando Gesù è venuto
era, gli ebrei attendevano il Messia, quindi domenica delle Palme loro acclamavano Cristo re dei re, re figlio di Davide, salvatore, Messia, attendevano una Messia. Purtroppo hanno ucciso Cristo e hanno detto, le stesse persone che hanno detto alleluia, osanna, osanna, sono gli stessi che hanno detto crucifitelo. Perché? Perché Cristo non ha compiuto il ruolo messianico come loro attendevano. Cosa attendevano gli ebrei nel primo secolo? Che cosa attendevano? Attendevano un messia che veniva a fare cosa? Combattere contro i romani, come i zeloti, come i sicari, come Giuda Iscariota, come Pietro. Volevano che Cristo, aspettavano, pensavano che Cristo doveva combattere e cacciare via i romani. Ma Cristo aveva un obiettivo più grande, di fare cosa? Risolvere l'oppressione umana, trattando dalla base della radice, cioè il peccato, cioè oppressione spirituale. Ecco perché egli andò al croce. Gesù doveva compiere una missione. Prima di cacciare fisicamente via i romani, Gesù doveva fare cosa? Andare sullo spirito che rinforzava i romani ad essere così violenti. Lo spirito imperatore che opprima e vede un altro essere umano come non umano, come inferiori, come razzissimo. Se sei razzista o hai questo, osi di avere una mentalità di pensare che i bianchi sono superiori, si chiama supremazia bianca, i bianchi sono superiori ai neri, vergognati, perché questa non è la filosofia cristiana. Se osi a pensare che le donne sono inferiori a i maschi, devi pentirti e chiedere Cristo di riportarti nel suo intento. Cristo morì per una ragione. Cristo ha dovuto darsi, sacrificarsi per una ragione, per riportarci ad fonte nel libro di Genesi. Purtroppo, come ho iniziato a dire, i padri della Chiesa, dopo che Cristo ha pagato per riportarci l'uguaglianza genere, l'uguaglianza razziale, gli uomini hanno impasticciato l'opera di Dio, portando misoginia nella Chiesa di Cristo, portando razzismo. La Chiesa di Latter-day Saints, non so come si chiama, solo 20 anni fa, che hanno cambiato la loro legge, non consacravano i neri come pastori a causa di una misinformazione e esegesi di supremazia bianca, che parlava del maledizione di Cam. I neri erano maledetti, quindi non potevano essere sacerdoti. Così si dice sulle donne. Tertullione, alcuni padri delle chiese pensavano che le donne eravamo la porta per l'inferno. Contro di esse si mosse il vescovo, contro di noi. Il vescovo Tertulliano dice: come sono temerarie queste donne eretici. Ma adesso sono diventato, perché sono donne eretici? Perché non hanno alcun pudore, hanno l'audacia di insegnare, di prendere posto come pastori, come vescovi, come cosa? Hanno l'audacità di insegnare, di impegnarsi in controversie, di effettuare esorcismi, cioè praticare la potenza. La Bibbia ci dice, Atti capitolo 1 versetto 8, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo scende su di voi e voi sarete miei testimoni, donne, maschi, bambini. Ma secondo Tertulliano, il padre africano della Chiesa, che ci ha portato la parola Trinità, che ci ha aiutato a capire o ad avere un po' di conoscenza sulla
omniscienza di Dio, portandoci questa formula di Trinità, ha sbagliato per pensare che le donne non possono effettuare esorcismi. Dice, hanno anche cercato di intraprendere cure e magari persino battezzare. Quindi era proprio eretica, cioè se io fossi nel tempo di Tertulliano sarei stata bruciata, eretica. O nel Medioevo sarei stata visto come una strega. Sì. Le donne che prendono ruoli spirituali, questa è quello che dice un monaco. Quindi per Tertulliano le donne sono la via per l'inferno o la porta per il diavolo. C'è un altro monaco, Pertus Damiani, nel XI secolo, che descrive le donne come una trappola di Satana, una cosa, un prodotto secondo della creazione, veleno nel nostro cibo, fonte di peccato, tentatrici, prostitute, sirene e gran cosa, witches, come si dice, streghi. E John Michael, nel parlare della misoginia, che i padri delle chiese erano così impadroniti, lui dice, questo era solo un dictum aristoteliano, perché secondo Aristotele il maschio è superiore, la donna è inferiore. Il maschio è il principio parte dell'anima, e il femminile è il principio parte del corpo. Quindi la donna è naturalmente soggetto all'uomo, perché la direzione della ragione appartiene all'uomo. Quindi Eva è simbolo e protagonista del male. Ma è così che Dio presenta la donna? No, Dio non presenta. Stiamo cercando di capire perché Gesù mette il Vangelo, il mistero pasquale, nelle mani delle donne. Quindi magari leggiamo il testo della risurrezione e magari nella prossima puntata andremo a vedere dal libro di Genesi e l'intera Bibbia, a vedere come Dio vide le donne. Andiamo su, magari scelgo quello di Luca e Marco. Andiamo su Marco 15, per favore prendi la tua Bibbia e leggiamo su Marco 15. Shakata la ba. Questo si trova anche su Matteo. Oh, mi dicono che il tempo è giunto, quindi arrivederci a domenica prossima e buona Pasqua. Aie, un nuovo CD gospel della Reverenda Diana Adu. 10 canzoni sacre di inni, salmi, spirituals e gospel. Disponibile al Ministero e la missione di Diana Adu.